quando Milano divenne capitale ebbe bisogno di, una, di un aumento dell'estensione della città, l'introduzione di uffici pubblici, adesso vi racconto un'altra cosa, e quindi fu anche allargata la città e si vede da questa seconda cinta muraria. Queste erano le terme Erculee di cui abbiamo parlato, cioè l'imperatore Massimiano dota la città di quegli edifici che sono fondamentali per una capitale imperiale. Tra questi un impianto termale monumentale. Se voi guardate la dimensione di questo edificio e guardate quella parte chiara di sotto che indica l'area del Duomo di Milano, vi fate un'idea delle dimensioni che dovevano avere queste terme. Questa è la zona, questo è Corso Vittorio Emanuele, questo qui in blu, di qua c'è la Rinascente, le terme restavano, non rimane praticamente nulla perché è stato tutto sovracostruito abbondantemente. In una piazza qui vicino, non mi ricordo esattamente quale, si trova un blocco di mattoni e cemento che è stato riportato in superficie quando hanno fatto i lavori per ricordare che c'erano le terme, però è un blocco di mattoni privo di alcuna riconoscibilità se non sapete da dove viene. Tra gli edifici che sono indispensabili per una capitale c'è il Palazzo Imperiale, che è tutta l'area lì in nero. Lì c'è via Torino, lungo via Torino era tutto un lato del Palazzo Imperiale. Di quel complesso in rilievo vi hanno messo l'ippodromo. L'ippodromo era fondamentale in una città imperiale perché, oltre a essere uno dei luoghi dello svago, è il luogo in cui il potere si manifesta alla popolazione. L'imperatore appare alla popolazione nell'ippodromo, è il luogo delle grandi celebrazioni ma anche delle grandi contestazioni. Le grandi rivolte delle città tardoantiche partono dall'ippodromo. C'era tutto un problema, le tifoserie organizzate, spesso controllate da personaggi assai più che equivoci, cioè gente di malavita, ma poi apprezzolate dai grandi senatori, dai grandi uomini politici. Erano massa di manovra. Famoso l'eccidio a Tessalonica, quando una rivolta della città contro i militari goti stanziati lì da Teodosio venne repressa, invitando tutti al circo a fare una bella festa, a vedere lo spettacolo, per chiudere le porte di sua zona. È quell'episodio per cui, se qualcuno si ricorda, Sant'Ambrogio impone all'imperatore Teodosio una penitenza se vuole entrare in chiesa. Noi ci troviamo all'incirca in quest'area, qua. Vedete dove c'è quella piletta in quella plexiglass plastica? E riusciremo a vedere una torre, l'unica al suo prestito della cinta muraria, e quella torre quadrata lì, che è una delle due torri di Carceres, si chiamavano, che non vuol dire le carceri, ma erano i box di partenza da cui partivano le dighe. Vedere anche il basamento delle gradinate, perché attaccato a questa torre c'è il basamento. Come vi dicevo lezione, la torre dei Carceres si è salvata perché fu reimpiegata come campanile della chiesa di San Maurizio, e la torre della cinta muraria si è salvata perché, si intravede, diventa una cappella del monastero. I luoghi sacri non si toccano. Cos'altro dirvi? Beh, vedete l'anfiteatro che è esterno alla città, questo è abbastanza tipico nelle città romane perché è il luogo dove si celebra la morte, ciò che è morto. E poi vedete, eccolo lì è San Lorenzo, che ha una funzione di mausoleo imperiale, cioè dove si mettono le tombe degli imperatori, è stato concepito per quello, e quindi è fuori dalla città. E poi ci sono le grandi basiliche ambrosiane di cui parlavamo, Quesquile Sant'Ambrose, attorno se ne vedono tre, la quarta doveva essere in oltre, e vedete, no? Qui si vede molto bene quella,
quello lì è corso di Porta Romana, Porta Romana, e poi c'era la via porticata fuori Porta Romana, che era quella per l'ingresso monumentale alla città. Quindi quando l'imperatore faceva il suo ingresso, o un governatore, gli altri funzionari, entravano da lì. Il centro politico della città in età repubblicana è il foro, quell'edificio lì, foro vuol dire piazza, disponeva di una basilica, che è il nome che poi hanno preso i cristiani perché hanno recuperato anche la struttura architettonica della basilica, che era il luogo dove si tenevano i tribunali, dove si facevano gli affari, dove c'erano i notai, un centro politico-amministrativo. E poi c'erano uffici e lì siamo nell'area della biblioteca ambrosiana, la intravederemo passando. Se andate attaccato alla biblioteca ambrosiana c'è una piccola chiesetta, sotto c'è il santuario del Santo Sepolcro, si diffondono in Europa nella metà tardo medievale riproduzioni del Santo Sepolcro di Gerusalemme, diventano a propria volta santuari, esistono le repliche dei santuari. Se andate a Chiampi, in provincia di Vicenza, trovate un santuario della Madonna di Lourdes, e non è il solo. Lourdes viene replicata in diversi luoghi in giro per il mondo, ne ho visitato uno in Argentina vicino a Cordova. Quella cripta è sotto la chiesa, ha come pavimentazione la pavimentazione del foro, si riconosce chiaramente la pavimentazione romana in pietra. C'era un teatro che si trova sotto, cioè è qui vicino, via Meravigli, si ritrova praticamente, questa è la via Meravigli, si ritrova sotto il palazzo, io ho sempre detto della borsa, sono stato corretto oggi, la borsa, la camera di commercio, comunque quel complesso, anche quello è visitabile su prenotazione, e si vedono anche alcune delle prime gradinate. Su questo per il momento non vi direi altro. Guardate quel piccolo edificio dopo l'ippodromo, poi ne parleremo perché ci passeremo, è qui dietro, c'è qualche resto, è un'ipotesi di altri edifici di questo genere. Per esempio questo tipo di porta a doppio fornice, cioè a doppio passaggio, al Carobbio, l'attuale Carobbio, fondo di Torino, ricalca modelli che conosciamo molto bene. Ad Aosta è rimasta la porta Pretoria, che ha proprio tutta la caserma quadrata oltre la porta, dietro. Qui riconoscete l'area del Castello Sforzesco, e qui c'era originariamente quella caserma di cui vi avevo parlato, c'erano le quattro caserme, le quattro porte principali della città. Per cui, come dicevamo a lezione, vediamo questa prosecuzione della funzione di un luogo, in questo caso la caserma, che si trasforma nel Castello Sforzesco. E dietro il Castello Sforzesco c'era un grande parco, una grande piazza d'armi, che viene utilizzata fino a quello, quello che conosciamo noi oggi, il Castello Sforzesco, che fa parte. Il resto è stato demolito, aveva sulla cartina, lo vedete meglio, una forma diversa. Questa è la forma dei palazzi attuali, che fanno corona alla piazza. E fine, secondo metà dell'Ottocento, viene demolito per dare spazio alla città. Le mura romane verranno demolite al tempo del Barbarossa, quando conquista Milano, fa apparire le mura, però non si abbattono le chiese, e allora salvate. Gabriele, adesso. Spostiamoci dalla visione della città e andiamo a dare un occhio a qualcosa dell'interno della città. E ci trasferiamo di nuovo. Non tutti purtroppo. Tanto evitate di appoggiarvi o di toccare, mi raccomando. Soprattutto questo. Tanto il nostro museo archeologico è un museo sostanzialmente piccolo, ma che conserva alcuni pezzi molto rilevanti, nel senso che se pensate ai musei archeologici romani, ma non solo, anche quello di Napoli, lo stesso museo di Aquileia ha molto, un'esposizione molto più vasta. Da noi tanto si perde perché la città subisce molti interventi. Milano tende a essere capitale a lungo, o la si pensa capitale a lungo, e questo comporta
una continua rilavorazione del tessuto urbano. Ma alcuni pezzi che abbiamo qua sono molto importanti. Noi oggi, parlato anche con il vostro professore, ragioniamo soprattutto della Milano cristiana, almeno io è quello che posso fare, e quindi dell'elemento religioso a Milano. Tanto siamo tutti attorno a un altare che oggi definiremmo pagano e che è uno dei migliori tra quelli che si sono conservati di tutta la romanità, non solo a Milano ma in generale, perché è un altare pressoché integrale, lo potete vedere, con un apparato affrescato, manca giusto la mensa superiore, ma è uno di quelli che restituisce meglio l'idea di cosa fosse un altare. Naturalmente non è un altare a mensa, se voi pensate a una chiesa, pensate agli altari larghi, che hanno la funzione di essere insieme luogo di offerta e luogo però di condivisione. Assomigliano a tavoli, perché tavole imbandite, perché nell'idea cristiana la comunità si raduna a tavola, celebra una cena, perché per Gesù è l'ultima nei racconti evangelici, per i credenti continua a ripetersi ad ogni messa. Nel mondo romano non è così. L'altare è un luogo sopraelevato perché si presenta su quel luogo più alto simbolicamente un'offerta alla divinità. Quindi è un luogo di immolazione, un luogo sacrificale, non si mangia con gli dèi. Si mangiano poi gli avanzi, ciò che gli dèi non possono recepire, le carni che sono state immolate. Ma ancora più interessante, sì, quelli di quarta, quando con Fosco abbiamo letto la parola are, e ve l'ho tradotta in altare, questa è un'are. È proprio un'idea diversa. Se voi avete in mente un tempio classico, si tratta di un edificio piuttosto piccolo, organizzato attorno a una cella, una piccola stanzina, che serve a proteggere la statua della divinità. Solitamente lì il tempio, l'impianto templare, è sopraelevato su un podio e di fronte all'immagine della divinità sta l'ara. Qual è il significato? Dal punto di vista proprio dell'azione, questa struttura architettonica voleva indicare ciò che il singolo doveva fare, salire verso il cielo e offrire alla divinità ciò che aveva di meglio, ciò che si reputava la divinità avrebbe gradito. Era un portare verso l'alto la propria offerta. L'ara era il punto sommitale di fronte all'immagine della divinità. La chiesa è tutta un'altra cosa. La chiesa non è su un podio, si entra, come dire, de plano, ed è un luogo dove idealmente la comunità si deve radunare per celebrare insieme una cena. Cambiando il sistema religioso, cambiando l'immaginario religioso, cambia anche la struttura dei luoghi in cui la religione si pratica. L'oggetto però da cui vorrei partire prima di tutto è questo. Questo è uno degli oggetti più preziosi e sostanzialmente più belli di tutta la raccolta del nostro museo. Vedete, potrete poi vedere anche una descrizione. È la patera di Parabiago. Patera è semplicemente il nome di questi oggetti, queste specie di vassoi che servivano in ambito religioso, in ambito sacrificale. Ancora oggi le particole vengono presentate al sacerdote su una specie, in ambito cristiano e cattolico, su una specie di vassoio che tiene il nome di patera. Quindi è uno strumento religioso. La prima cosa che ci interessa è la data. Viene datato sostanzialmente al IV secolo. Quindi parliamo di un oggetto che è contemporaneo, per essere chiari, alla Milano cristiana, alla Milano dove arriverà Ambrogio Vescovo. Ma è un oggetto esclusivamente, chiaramente, esplicitamente pagano. Mi pare pesi intorno ai 3,7 kg, è un oggetto di argento, quindi sono 3,7 kg d'argento, quindi è un oggetto, potete immaginare, che si potevano permettere solo le famiglie più benestanti, lavorato in maniera straordinaria, cioè uno sbalzo d'argento tra i migliori del tardo antico,
in cui si riconoscono anche, poi se vi avvicinate lo potrete vedere, tracce di doratura. Quindi parliamo del meglio del meglio. Quindi questo è un prodotto di una famiglia altamente benestante, milanese, non cristiana, nell'età di Ambrogio. Chiaro? Perché ci interessa, al di là di questo dato storico, dunque per capire che le religioni classiche, le religioni del mito non svaniscono presto, no? Si mantengono a lungo. Ancora in età ambrosiana Ambrogio stesso litiga e molto rispetto a una decisione che non riguarda Milano ma Roma, ed è quella della rimozione dell'ara della Vittoria, cioè un altare pagano che stava dentro il Senato di Roma, dentro l'edificio del Senato dove si radunava la più alta assemblea, anche se ormai era sostanzialmente di rappresentanza. In quel luogo stava ancora un altare dedicato alla Vittoria, una divinità classica, proprio per indicare come il governo politico di Roma e la tutela religiosa di Roma andassero di pari passo. Quando si decide di smantellarla, ne nasce una lunga diatriba in cui Ambrogio assume una posizione molto forte e ovviamente favorevole alla eliminazione dell'area. Perciò parliamo di un tempo ancora mescolato in cui gli strati più alti della popolazione possono ancora esprimere il fiero paganesimo. Quello che però a noi interessa è vedere perché hanno scelto queste immagini. Perché tutti noi viviamo in un'epoca, chi di voi sa leggere e scrivere? Fate questo esercizio. Tutti? Escludendo il professore. Escludendo alcuni, quasi tutti sapete leggere e scrivere. Se avete da prendere un appunto, lo scrivete senza fatica su un foglio di carta. Potete farlo tranquillamente, il telefono, dovete prendere un numero di telefono, penna, foglia di carta, lo scrivete, poi lo buttate lì. Tutte queste operazioni nel mondo antico e tardo antico non erano possibili. Primo, perché l'alfabetizzazione era ridotta a cifre molto più basse. Nel III secolo è stato calcolato che la percentuale di quelli che sapevano leggere e scrivere testi complessi era dello 0,02%, quindi una cifra molto bassa. Secondo, la carta, l'inchiostro, la strumentazione necessaria per scrivere era solitamente molto costosa. Non si parla di carta, peraltro, ma questo ci interessa meno. Dunque, in quel mondo le immagini contavano molto più dei testi. Noi studiamo il passato attraverso i testi, ma questo non sempre funziona. Questo è un ottimo esempio per capire l'importanza delle immagini. Che cosa vediamo? Cosa vedete? Innanzitutto partiamo dall'alto, lo trovate poi descritto anche di là. Due carri che seguono i cosiddetti portatorici. Uno è il carro del sole, l'altro è il carro della luna. Nelle raffigurazioni, nelle teorie del mito, tutto diventava una favola, tutto diventava una poesia. Il sole che sorge, la luna che sorge, entrambi che tramontano, non erano spiegati con leggi fisiche, ma attraverso queste immagini di carri che trascinano nel cielo i grandi luminari. Dunque qui vediamo succedersi del giorno e della notte. È il tempo che tutti noi conosciamo, il tempo del quotidiano. E sotto c'è la grande parata. Al centro sta Cibele Attis, li vedete poi là. Cibele in realtà è la protagonista, è la dea madre. Nella mitologia classica con questa figura si intende sostanzialmente la generatività, cioè il principio della vita, ciò da cui tutto proviene. È il mito della Gran Madre, una divinità preclassica. Queste sono spesso raffigurate come statuette di donne con un'infinità di semi prorompenti. L'idea proprio di questa forza che genera e nutre tutto ciò che esiste. Nella mitologia classica questo ruolo viene assunto da Cibele. Attis è un suo amante, ci sono diversi racconti del mito di Attis, un suo amante, comunque un pastore, lo vedrete qui, che reca un incastro pastorale e una flauto di panna, gli strumenti che si suonano,
che diventa poi legato nella mitologia alla sua dea, che non potrà però amare perché si evira in un momento di follia, e dunque diventerà colui che ne guida le gare. Perciò questa è la processione di Cibele. Attorno vedrete tre figure strane, vestite da soldati, ma che usano gli scudi e le spade come dei tamburelli. Stanno danzando, le movenze lo evidenziano, e percuotono le spade sullo scudo. Lo scudo è rotondo, quindi è uno scudo probabilmente di 40, ma è strana l'immagine. Attorno al principio della vita, la guerra cessa di essere un processo di morte e viene abbandonata in favore della danza, che era uno dei grandi modi del mondo classico per esprimere la seduzione. Le donne danzavano per gli uomini che volevano sedurre. E dunque attorno a questo principio mitico, il principio della vita che prospera, anche i soldati, questi sacerdoti in abiti militari, iniziano a danzare. Dinanzi al principio della vita, anche l'azione che porta alla morte, la guerra, cede. E di fronte abbiamo Atlante che regge non il mondo, ma questa strana ruota dentro la quale sta la figura del tempo mitico, Aion, che è la ruota dello zodiaco. Dunque stiamo vedendo proprio la raffigurazione di un tempo universale. Sapete che le costellazioni, ciascuno di noi ha un segno zodiacale, perché a seconda del momento in cui si nasce l'orizzonte celeste è diverso. Gli antichi avevano assegnato alle stelle dei profili di figura che diventano poi quelli dei segni zodiacali. Dunque stare al centro di questo cerchio con tutti i segni vuol dire lo scorrere del tempo universale. E poi un segno che è rimasto dal mondo antico a oggi, il serpente, ed è il simbolo avvolto su quella specie di asta, che è il simbolo che ancora oggi vedete nelle farmacie, perché la serpente, il cartellino del serpente, si può ricavare una serie di medicamenti. Questa è l'origine pratica. Poi nei fatti il serpente diventa il simbolo di Esculapio, e che miticamente era quello che aveva trovato rimedio anche alla morte. Dunque che cosa si ha? Sopra il tempo dell'orologio diremmo noi, che scorre. Al centro questa danza attorno alla vita, il principio universale della vita, accompagnata da cosa? Dal ritmo del tempo universale e poi da questo principio di superamento della morte. Esculapio come colui che guarisce anche dalla morte. E sotto alcune figure di tutti, figure più o meno angeliche che festeggiano, e sotto le personificazioni dell'acqua, che la donna sul vaso spillante, dell'aria e della terra, cioè di tutti gli elementi che costituiscono ciò che esiste. Allora, che cosa stiamo guardando? Stiamo guardando una celebrazione della vita che prevale sul tempo, prevale sulla stessa misura della vita umana, che prevale su qualsiasi circostanza, e che è un principio eterno per cui tutto l'universo festeggia. È una lettura religiosa dell'esistenza e di ciò che va oltre l'esistenza, in un certo modo concorrente a quella cristiana. Cristiani che cosa stavano predicando in questi secoli? Stavano predicando una religione che si era ormai incentrata attorno a un tema: Gesù è risorto, e chiunque si affida a lui, chiunque lo riconosce come figlio di Dio, a sua volta può risorgere. Dunque, più o meno quello che vedete qui, può godere di una vita che va oltre i limiti del tempo, che va oltre i limiti della vita storica che tutti noi speriamo, che supera anche i limiti, se vogliamo, dell'universo. In quegli stessi anni, quando queste colte elite ancora pagane sono sempre più compresse dalla propaganda, anche dal supporto imperiale dato ai cristiani, in quegli stessi anni, per il loro culto, perché questo è un oggetto di culto, di celebrazione, ma è un oggetto privato, noi non siamo più tra i grandi monumenti della città, siamo nelle case, per il loro culto realizzano questo oggetto, che è meglio di un testo, è
più profondo di uno scritto e dichiara attraverso le immagini che anche loro possono ambire a un destino di salvezza, un destino di vita universale, perché appunto celebrano Cristo. Chiaro? Vorrei farvi notare una cosa di quello che vi sta dicendo Benedetto. Se voi guardate la spiegazione di questo tipo di documenti, che potete trovare su internet per primo accesso, ma anche su loro, trovate qualcosa di molto più povero di quello che vi ho raccontato prima. Trovate una spiegazione in termini artistici, no? Ma il sugo del sale, come direbbe Puccini, è che trovate una focalizzazione sulla figura centrale e il resto vengono descritte come se fossero figurine di contorno per riempire un vuoto. E invece Gabriele sta offrendo una chiave di lettura che non solo vi spiega l'intero documento, ma lo mette anche in relazione con, come dire, la concorrenza, in questo caso la concorrenza cristiana. È una chiave di lettura originale, è un lavoro che sta conducendo da diversi anni, specialmente per l'iconografia cristiana, e che fatica ad affermarsi. La lettura tradizionale è: guarda che belle figurine, non ci siete? Qui non c'è niente messo per caso, non c'è niente messo per riempire. Ogni segno ha un significato che si collega all'impianto complessivo. Questo documento ha un messaggio complessivo da portare e ogni singolo disegnino è uno dei tasselli, una delle frasi di questo discorso. Ecco, questo è un documento che a me per certi versi commuove guardandolo. Qui dovete vedere una cultura che sta terminando. Un modo di intendere la vita, le cose, l'esistenza, che si rende conto di essere diventata più o meno improvvisamente minoritaria. Il IV secolo è quello stretto tra Costantino e Teodosio, dunque tra la liberalizzazione del cristianesimo e l'imposizione del cristianesimo come religione di Stato. È un secolo in cui si compie una curva piuttosto stretta nella storia culturale. Chi realizza questo oggetto riversa su questa patera un ingente investimento, una concettualizzazione che in qualche modo risente del cristianesimo. Non era questo il modo di intendere il mito, prima che i cristiani ponessero le questioni a loro care, chiaro? Quindi questa è chiaramente una risposta al cristianesimo, alle pretese di risurrezione, di eternità, di vita oltre ogni limite che il cristianesimo portava. Ed è una risposta elaborata attraverso la cultura del mito. Ma è una risposta di chi ormai non ha più uno spazio pubblico, di chi deve accontentarsi delle sue case. È una risposta che si direbbe oggi vale come documento interno. Dunque quello che vedete qui è uno degli ultimi e più preziosi oggetti della cultura classica del mito. Quello che è importante osservare è che qui c'è un tentativo di elaborazione molto più ampio del semplice dire credo a quegli dèi perché sono superstizioso, celebro quei riti perché sennò chissà cosa me ne capita, come i cristiani in qualche modo cercavano di dire della loro controparte pagana. Questo è un sistema di pensiero, è chiaro? Di un pensiero che sta terminando, che si sta preparando a vedere il mondo cambiare per diventare, per porre le basi di quella cultura che è anche la nostra oggi, al di là di tutto. Coppa di vetro,
realizzata a sbalzo, o meglio non si sa come l'hanno fatta, nel senso che non si riesce a replicare. Dovete pensare a un peduncolo di base, in sostanza, cioè un punto d'appoggio. È uno degli oggetti più alti di tutta la vetreria romana. Cioè, quello che vedete è un prodotto, è un oggetto di vetro, interamente di vetro, realizzato unitariamente, cioè la ghiera esterna non è aggiunta dopo. Non c'è soluzione di continuità, la ghiera e il motto che c'è sulla coppa non sono stati aggiunti, sono della stessa realizzazione e non sono dipinti, cioè sono riusciti a gestire l'impasto del vetro per farlo verde solo nella scritta, arancione e blu nella corona esterna. È un pezzo che oggi non si riesce a replicare, fatto in stampo unico naturalmente, cioè facciamo una ghiera e appiccichiamo su un bicchiere, se ce la facciamo, ma in stampo unico, in soffiatura unica, adesso io non sono un esperto delle tecniche, ma non lo sappiamo realizzare. Il motto è anche simpatico, riportato lì: vive, viva sumus annis, è un imperativo, il primo bevi, punto esclamativo, e poi un optativo: possa tu vivere per molti anni. Era una coppa che si usava nei banchetti al momento del vino, probabilmente non era solitaria, ce n'erano diversi. Perché la stiamo guardando non vuol dire molto di per sé, però dal punto di vista della documentazione materiale, cioè quando si fa storia si usano o i documenti che dicono qualcosa, i testi, no? Leggiamo, ricaviamo da quello che c'è scritto che cosa si voleva dire, quali erano le circostanze, eccetera, eccetera. O ci si rivolge alla documentazione visuale, cioè appunto le opere d'arte, i monumenti, o alla documentazione materiale. Spesso le anfore sono un buon indizio per studiare una città, perché se troviamo cataste di anfore per il vino, possiamo immaginare che quella richiesta di vino a quella richiesta di vino corrispondesse una popolazione di circa tot persone. Dunque anche la documentazione materiale è molto importante. Che cosa ci dice questo oggetto? Ci dice che Milano disponeva di officine di altissimo livello. Non era il bicchiere tipico, non era l'IKEA del tempo questa, naturalmente. Si disponeva di officine di altissimo livello e officine in grado di produrre oggetti di questa resistenza, di questa longevità. Quindi c'era un pubblico in grado di pagare le cifre necessarie per avere oggetti di questo valore. Dunque, che cosa stiamo osservando? Stiamo osservando una misura presa da un caso più o meno bello, più o meno significativo, ma la misura della ricchezza della città di Milano, la misura della capitale, della Milano capitale, è chiaro? Per avere bisogno di un bicchiere del genere, di una coppa del genere, per un banchetto, evidentemente ci dovevano essere acquirenti in grado di spendere queste cifre per un banchetto, non capitati lì per caso, perché sennò l'officina non si installava a Milano, è chiaro? Quindi attraverso questo semplice oggetto noi abbiamo una piccola misura, una piccola visione che possiamo usare per proiezione di che cosa doveva essere quella cittadinanza. Dunque il passaggio dalla città come luogo alla cittadinanza come rete di abitanti, di esigenze, di richieste, di aspettative, è chiaro? Per le feste private, stiamo sempre guardando, come vi avevo promesso, dentro le case, non in quella rete urbana di cui vi ho parlato poco fa professor Rossi. Dentro le case la vita dei milanesi era a questo livello, a livello della patera, eccetera. Vi state più o meno assumendo l'idea di una capitale di squisita cultura e di altissimi standard artistici. Di nuovo, non parliamo qui degli edifici di committenza pubblica,
ma delle richieste private. Qui avete una traccia delle aspettative non dell'impero, magari prende una Stamberga di disperati, ne deve fare una capitale per qualche motivo, la riempie di grandi edifici, ma la cittadinanza che trova è quella lì. No, qui vedete la cittadinanza, vedete, avete un assaggio della corte, chiaro? Guardatevelo, perché questo vale i migliori musei archeologici. Di una statua che viene identificata come una statua di Eracle in greco. Perché? Guardate la foto dietro. Il modo di raffigurare una divinità segue delle regole precise. Vedete come, a parte la muscolatura, come è storto il busto? È tipicamente un Ercole appoggiato a un supporto, il supporto alla sua clava, con la pelle di leone. Vedete che si intravede la testa. È il leone del Neo, una delle sette fatiche di Ercole, perché rispondono a modelli. Seconda cosa, curiosità, questa è presumibilmente la raffigurazione dell'imperatore Massimiano, quello che trasformò Milano in capitale, Massimiliano il Puleo. Credo di avervi accennato perché si chiamava così, non abbiamo detto prendere il nome della divinità Ercole, e quindi lo vediamo pure in faccia, con la sua brutta faccia. Terza cosina da guardare, non abbiamo tempo di commentarlo, guardate quel mosaico, questi sono mosaici pavimentali, vengono dai pavimenti, provengono, questo sicuramente, almeno lo so con certezza, delle terme Erculee, quelli credo, ma non ne sono certo, guardate come vengono messi in opera, le parti in rosa sono moderne, servono a dare un'idea, vedere insieme quello che c'è, dare un'idea di come dovesse essere una decorazione complessiva, ma contemporaneamente si deve capire chiaramente cosa è l'antico che si è salvato e cos'è l'intervento moderno. Il discorso, chi era venuto a Castelsecchio, vi ricordate i muri con dentro i frammenti di tegola che servivano a delimitare l'intervento. Questo pavimento di determinature vi invito a notare i mattoni. Primo, i mattoni in età romana sono standardizzati, quindi solo dalla misura si può riconoscere di che epoca, a quale cultura appartengono i mattoni. Secondo, questi si chiamano mattoni manubriati, perché se vedete hanno l'impronta delle quattro dita, nel momento in cui sono state fatte, è stata fatta questa impronta, che serviva, pesano come l'accidente dei mattoni, per favorire l'impugnatura della maneggevolezza dell'aggeggio. Quindi anche qui è una tecnica di un'età romana. Se trovate un mattone di queste misure con l'impronta, sapete che è un mattone romano. Sono i marcatori più semplici che usa l'archeologo per cominciare a classificare quello che vede. E qui siamo a livello di cultura materiale. Gabriele, ti prendiamo. Allora, il pezzo non ve lo posso citare, non è interessante da vedere, è una replica, ma che è un invito a tornare, anche perché c'è tutta la parte superiore che non vedremo, con una serie di reperti molto interessanti anche rispetto alla Milano post-romana. A parte Longobardo è bellissimo, quindi tornateci a questo museo. Negli anni 70 un archeologo italiano ha scoperto in Israele un frammento di iscrizione dedicato a Ponzio Pilato. Questo frammento è stato conservato ovviamente a Tel Aviv, attualmente l'originale a Tel Aviv, ma è stato copiato e portato qui la copia. Perché una copia ci interessa? Perché fino a quel momento non avevamo nessun documento esterno ai racconti evangelici relativo alla vicenda di Gesù, relativo alla vicenda pasquale di Gesù. I Vangeli che sono scritti negli anni 70 e 80 del primo secolo, dunque 40 anni o 50 dai fatti che riferiscono, sono le uniche fonti che abbiamo sulla vicenda di Gesù. E per cui si era ciclicamente a più riprese dubitato che, era anche dubitato che i dati riferiti fossero autentici. Ricordatevi che Gerusalemme nel 70 viene distrutta dal grande incendio del Tempio, quindi anche a livello archeologico perdiamo le tracce del luogo in cui Gesù passa.
E anche da questo punto di vista i Vangeli sono piuttosto contraddittori tra di loro. Quando viene ritrovato come gradino di un anfiteatro questo frammento di iscrizione, perché i romani smontavano i loro monumenti e li reimpiegavano nella costruzione di nuovi, San Lorenzo a Milano è resto di reimpiego, spesso vedete capitelli diversi perché sono capitelli presi da monumenti già in opera, riallestiti in nuovi edifici. Anche il monumento da cui proveniva questa iscrizione era stato smontato e reimpiegato per costruire pezzi di questo anfiteatro, tra cui un gradino. Gradino che però recava un pezzo di epigrafe relativa proprio a Ponzio Pilato. Quindi dal punto di vista storico, quel documento, che non è da noi l'originale, è a Tel Aviv, però per questo ne era esposto una volta, era là all'inizio, ma adesso hanno girato tutto quanto e quindi non lo trovo più, sa recuperare. Quel documento è molto importante perché illustra, dà un fondamento storiografico compatibile per data e in questo caso per onomastica a un pezzettino dei racconti evangelici. Quindi è un piccolo vanto che noi abbiamo e rappresenta un invito a tornare. Si cominciano a collezionare le pietre antiche, in genere iscrizioni, ma spesso anche documenti come questo, e di questo ci parlerà il professor Pellizzari, che contengono contemporaneamente testo e immagini. Quindi quando sentite parlare di lapidario o lapidarium alla latina, adesso sapete cos'è. Vai. Tra le cose che non si buttano via, non si distruggono, ci sono ovviamente anche i monumenti funebri. Perché insomma la morte rappresenta il tabù per eccellenza e quindi si conserva molto di più dai cimiteri che non dai grandi edifici. Quelli che stiamo vedendo qui sono una serie di monumenti funebri. Volevo soffermarmi un attimo su due, questo e un altro. Partiamo da questo. Quello che vedete qui è insieme un monumento funebre e un piccolo scorcio di una casa romana. Che cosa abbiamo? Questo è un monumento funebre di Caio Vecchio, potete poi leggere la datazione, la descrizione, scusate, del testo epigrafico. C'è qui il nostro eroe che era un mercante di stoffe, qui la madre e qui dei liberti che aveva appunto riscattato. Chi erano i liberti? Erano degli schiavi che venivano resi liberi dal loro padrone e che abitualmente rimanevano nel suo clan familiare. La famiglia nell'antica Roma non era semplicemente il nucleo biologico stretto che intendiamo noi, mamma, papà, figli, era un insieme molto più ampio, per lo più di struttura patriarcale, comprendeva più nuclei familiari e spesso anche tutto il personale della famiglia. Perché ci interessa? Siamo, qui viene datata la metà del primo secolo d.C., c'è chi l'ha datata anche un pochino prima, comunque siamo negli anni d'oro dell'impero. E perché è importante? Perché per i ricchi possidenti romani, primo ambiente della casa, quello che segnava il passaggio dalla via alla dimora, era occupato proprio da strutture come queste, piccole nicchie, in cui venivano esposte le maschere funebri degli avi morti. Questo era un uso tipico dei senatori, tipico del patriziato, cioè dei nobili, diciamo così, di Roma. E perché questo? Perché si illustrava, prima di entrare a condividere il banchetto, a condividere la casa vera e propria, le origini di chi in quella casa era stato. Queste maschere funebri, sapete cos'è una maschera funebre? Sul corpo del defunto si cala
materia che ne assume l'impronta e da quello stampo si ricava il volto. Maschera perché, diversamente da queste che sono di pietra, erano cavi. Ed erano vere e proprie maschere che venivano indossate in occasioni particolari dell'anno da dei figuranti che non solo mettevano la maschera del defunto, ma ne indossavano anche gli abiti, le uniformi, diremmo noi, perché nella Roma antica ogni carica politica e militare aveva il diritto a un certo tipo di abito. Non ci si poteva, per esempio, vestire integralmente color porpora perché quello era tipico di un'antica magistratura, quella del censore, che poi viene assunta dall'imperatore ed è per questo che l'imperatore si veste di color porpora, col rosso molto intenso. Ecco, nelle occasioni pubbliche le famiglie si facevano precedere da questi figuranti che indossavano le maschere degli avi e si vestivano con gli abiti delle magistrature ricoperte da questi antichi parenti. Perché? Perché il concetto di famiglia era un concetto storico, ampio. C'era colui che era vivo ed era espressione, la guida in quel momento di quella stirpe, ma c'erano anche tutti gli avi che si univano a lui. Caio Vecchio non è un nobile, ma è uno ricco, è un mercante di stoffe, probabilmente per avere tre liberti vuol dire che possedeva diversi schiavi. Quello è il suo mestiere. Si può dire che era un mercante di stoffe perché abbiamo la sua dichiarazione. Abbiamo la raffigurazione. Caio Vecchio non è un nobile, appunto è solo uno che ha fatto, i soldi, diremmo noi oggi con una brutta espressione, allora cosa fa? Presenta anche lui la sua famiglia. Lo fa con la stessa struttura, ma mettendo quelli che sono i suoi, quella che è la sua famiglia, non ha avi nobili, ha una madre e ha questi tre schiavi liberi. È il tentativo di acquisire uno status, non so come dire, attraverso l'imitazione di un costume. E poi il dato a cui siete già stati richiamati, cioè quello del realismo dell'arte romana, lo abbiamo nei volti, e qui invece abbiamo la simbologia dell'arte romana. Questi volti non vogliono essere belli, vogliono essere riconoscibili, esattamente come le maschere funebri. La grande differenza tra l'arte greca, che è una ricerca, una riflessione sul concetto di bellezza, e l'arte romana passa proprio per il realismo dei volti. I romani non vogliono definire il canone della bellezza, vogliono essere ricordati, vogliono che si sappia chi sono, tant'è che il ritratto romano è proprio una funzione di quest'uso con le maschere funebri. Cosa c'è di più reale del prendere lo stampo di un volto, chiaro? E così qui non si cerca di ingentilire le cose, ma si fa in modo di ricordare esattamente queste persone, il realismo. E poi la simbologia, quelle figure dal punto di vista, diciamo così, anatomico, non sono per nulla perfette, non sono neanche particolarmente curate. Che funzione hanno? Hanno la funzione esclusiva di illustrare che cosa faceva Vecchio. È la rivendicazione, io sono questa roba qua, questa è la mia storia. Quindi vedete, c'è un'appropriazione della memoria, un tentativo di dire: io non vi voglio dire che cosa è bello, che cosa è giusto, che cosa è vero, vi voglio dire chi sono io, qual è la mia famiglia. E anche se noi non abbiamo censori, magistrati, consoli tra i nostri avi, questi siamo noi e ci esponiamo nello stesso modo. Da quest'uso deriva anche tutta quella serie di statue verme che sono volti senza il resto del corpo, perché era importante ricordare la persona più che produrre la statua nell'integrale. E anche l'uso di fare statue dove la testa si cambiava. Spesso le statue imperiali erano le stesse dal collo in giù, si sostituiva la testa al cambiare dell'imperatore. Chiaro? Quest'uso in qualche modo noi lo perdiamo, perché quando il neoclassicismo prende piede si considera tutto un'espressione, una ricerca di bellezza. Dunque per molto tempo si dice che l'arte romana è inferiore all'arte greca, perché questi volti non sono particolarmente belli.
La realtà è che è un uso diverso, mentre l'arte greca è una speculazione per immagine, una teoresi, cioè una riflessione alta per immagini, l'arte romana è innanzitutto una comunicazione per figura, è chiaro, è la foto. Io non posso dire che una foto di mia zia al mare è più brutta di una foto artistica, probabilmente sì, ma ha uno scopo diverso, è farmi vedere la zia al mare che fa il bagno, chiaro? Mentre la foto artistica vuole essere appunto una foto artistica. Sono due finalità diverse e qui avete una piccola traccia dell'uso romano dell'immagine. Siamo noi? Caspita, non abbiamo proprio il regista? Sì, sì. Allora, facciamo un giro in un tempio. A te tocca. Facciamo un giro. Vediamo come si svolgeva un culto. Questa è l'ara di Angera, cosiddetta l'ara di Angera. In realtà è un monumento sostanzialmente commemorativo di età Claudia. Viene datato, come leggerete, tra il 41 e il 54. Quello che è interessante qui è vedere di nuovo l'uso didascalico e simbolico delle immagini nella tradizione romana. Qui siamo un po' prima del nostro IV secolo, ma tanto ci basta. Allora, quello che si sta realizzando è un'offerta sacrificale. Avete il sacerdote con il capo velato qua, che sta versando sulla fiamma il liquido sostanzialmente per il sacrificio. L'altare è un altare mobile, un treppiede, con sopra probabilmente una base di bronzo nella quale venivano accese le fiamme. La fiamma che come dire, consuma e trasforma in fumo era lo strumento ideale per rendere l'offerta qualcosa che poteva raggiungere gli dèi nel cielo. L'idea era un po' quella, la trasformazione dalla materia al gas, diciamo solo al fumo, era un po' il simbolo dell'offerta che veniva elevata, chiaro? Quello che è interessante però è vedere tutto quello che succede alle spalle del sacerdote. Nella religione, nella tradizione religiosa romana, più antico era il rito, più antico era il mito, più probabilità c'era che fosse autentico ciò che il mito e il rito prospettavano. Chiaro? Cos'è il mito? Il mito è il racconto della vicenda, appunto, di dei, di eroi. E il rito è la pratica concreta, la serie di azioni, oggi la potremmo chiamare in un certo senso liturgia, che veniva impiegata per onorare gli dei del mito. Una divinità molto antica, con riti molto antichi, si reputava più probabilmente vera di una divinità appena introdotta con dei riti nuovi. Bene, alcuni riti si svolgevano con testi nemmeno in latino. Alcuni avevano scritti etruschi che i latini non capivano più e dunque dovevano ripetere parole che in realtà erano suoni per loro di cui non capivano il significato, ma per evitare che la divinità non lo apprezzasse quelle parole dovevano essere ripetute esattamente. Ecco allora che il sacerdote aveva spesso accanto qualcuno che leggeva un testo dicendogli esattamente le parole da ripetere. Quindi chi parlava non era in grado di capire. Ma per essere proprio sicuri serviva una verifica. Ecco che allora non di rado c'era un'altra figura, qui è il personaggio che si porta la mano all'orecchio, che ascoltava perché in caso di errore interveniva a correggere. E poi, siccome il momento del culto è un momento di festa, di gioia, la presenza della musica. In alcuni casi faceva parte del rito anche una danza, che lo
stesso sacerdote doveva mettere in atto e che poi gli veniva rimproverata come perdita di gravitas. Nell'ideale romano la gravitas, cioè un comportamento particolarmente severo, misurato, contenuto, era uno dei tratti più rivendicati. Danzare per un uomo era il tipico modo di perdere la propria gravitas. Ma quello che è interessante, oltre a vedere tutto quanto lo svolgimento, c'è chi dice che questo potrebbe non essere un lettore ma uno che presenta dei doni da offrire, non è importante il dettaglio. Sappiamo per descrizione la presenza di queste figure. Quello che è interessante è vedere lo scrupolo che si sono fatti, che si è fatto lo scultore, di raffigurare esattamente lo svolgimento del rito, con tutti quelli che sono presenti. Ma vediamo anche come la simbologia avesse fosse il primo obiettivo di chi realizzava queste opere. Questo dovrebbe essere un montone. E questo è il paggio incaricato di portare il montone. È ovviamente un adulto, lo vedete dalla muscolatura. Ma vedete com'è più piccolo degli altri e com'è sproporzionato rispetto al capo di bestiame. Perché questo? Perché la sproporzione era tipicamente usata da chi realizzava queste opere per indicare ciò che era importante e ciò che lo era di meno. Si rendono conto da soli che sono sbagliate le dimensioni. C'è chi ha detto che questo potrebbe essere un manzo, comunque è sbagliata la proporzione, chiaro? E a cosa serve allora questo strumento? Serve a guidare chi legge queste immagini. Perché lo scopo non è, di nuovo, fare un'immagine convincente, artisticamente, stilisticamente efficace. Lo scopo di questa raffigurazione è quello di dire che questo rito viene, si direbbe oggi, performato, usando l'inglese, cioè realizzato, compiuto in maniera scrupolosissima, presentando le giuste offerte. È chiaro? Cioè quello che noi stiamo guardando non è un ritratto, in questo caso, di una scena reale. È l'affermazione che chi ha promosso questo rito, chi promuove questo rito, non solo onora gli dei, ma li onora in maniera attentissima, senza nessun errore. Questo è l'elemento. Prestare un culto esatto agli dei. È chiaro? Venite. Tratta dei carceres che vedremo quando siamo lì in fondo, adesso coperta dall'albero. Qui c'è tutta la parte moderna del museo, la parte longobarda, merita. Se avete occasione farci un giro, merita. Venite avanti. Allora, quello che potete osservare qui è una cosa curiosa. Vedete che mancano dei mattoni lì sotto? Sì. Ma è una striscia precisa che manca. È un tentativo di scalzamento della torre. Cioè, per demolirla. A Castelsepio l'abbiamo visto, no? Si toglie una parte della muratura, si puntella con travi di legno, si prosegue ad ampliare un po', si dà fuoco alle travi, crolla tutto. È un tentativo abbandonato. Quando, chi lo sa, l'ipotesi più probabile del tempo del Barbarossa, quando fece demolire la cinta muraria, che era ancora quella romana, e è l'unico episodio conosciuto di assalto alle mura, quindi probabilmente risale a quell'epoca e probabilmente è stato abbandonato perché vedete la struttura di queste, di questa torre, la dimensione dei muri, a un certo punto la Scipelli diceva vaffanculo, andiamo a mangiare i brioschi. Non ho capito. Questi qui no, hai ragione. Notava che questi mattoni non hanno, sono più piccoli questi mattoni, sono di una misura diversa. Vi ho detto c'erano diverse misure. Questi non sono meno quella base, come se fosse calcestruzzo. Sì, 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 è una gettata di ghiaia e calcestruzzo. E leggevo recentemente, stanno studiando questi tipi di calcestruzzo perché pare che sono durati 2000 anni,
pare che avesse virtù autoriparanti determinate, chiamate così da quello che ho letto, determinate da una presenza voluta di una certa percentuale di calcare. In caso di crepa, calcare si scioglie e si ricompatta e tappa la crepa. Ma le pietre che ci sono dietro, ma le fotografie. Allora, qui in Lombardia c'erano molte fornaci perché c'è tanta argilla. Ce n'erano alcune, una è ancora visibile, non è così antica, ma è ancora visibile se prendete la via Adriano e andate verso Sesto. A un certo punto c'è questo edificio basso, un po' lasciato andare, sulla destra, e quello lì è una fornace, si vede la grossa ciminiera al centro, perché venivano disposti tutti i mattoni attorno e poi si accendeva il grande fuoco. Però sì, fornaci qui... Alessandro, non dire che è un'opera d'arte moderna, donata dall'artista. E Palladino è pure un nome, quindi deve avere pure un nome. Allora, viene interpretata e descritta come una cappella, poi che avesse uso liturgico arte. Io qui non voglio farvi spendere molto tempo, teoria di santi, teoria vuol dire sfilata di santi, alcuni sono vescovi, li riconoscete dal cappellino stampo. Sei contento. Voglio solo un'altra volta farvi notare una sola cosa, poi abbiamo anche tempi abbastanza complessi. Guardate questo. Questo è Francesco che riceve la stima. Riconoscibilissimo. Torniamo al discorso che facevamo della statua di Ercole. Quando noi osserviamo questi affreschi o le statue, dobbiamo tenere presente che chi le realizza e chi le vede e le legge riconosce elementi, modelli che gli dicono cosa sta guardando. Questo è un caso esemplare. Di molti di questi si potrebbe fare lo stesso tipo di discorso, identificandoli. Adesso possiamo approcciarci. C'è un motivo perché è in rilievo? Perché? È in rilievo? Spesso le aumento le venivano messe in rilievo, stucco e dorate. Ah, perché non tu. Qualche traccia si intravede di doratura. Sì, quello è un Giovanni Battista, lo riconoscete dall'abito di peli di cammello, vedete i peli in basso. Ci muoviamo? No, questo è un delirio, non sono un delirio. Poi di là, lì c'è il coro che è qualche cosa che è fuori di testa. Cosa ne sa? Maurizio. Notificazione della costruzione. Che
edificio molto importante in ambito cristiano, perché è il luogo nel quale si nasce alla fede, per usare il lessico tipico cristiano. Ed è una nascita, diciamo così, che ha più significato, ha il significato proprio del nascere. Già Paolo parla di indossare un uomo nuovo dopo il battesimo, cioè di diventare assolutamente altro da prima. Appunto che gli autori cristiani antichi parleranno dei fonti battesimali come di utero della Chiesa, cioè proprio come il luogo da cui si viene al mondo, così il battistero lo è per la Chiesa, a questa scrittura. Ma c'è anche la valenza della purificazione. Il battesimo è effettivamente in tutti i sensi un bagno, un'immersione in acqua per uscirne puliti, mondati. Nella teologia cristiana di tardo antico e medioevo, purificati dal peccato originale. Ecco, la categoria di peccato originale è una categoria complicata che però interviene nella teologia cristiana per l'opera di un grande autore, Agostino d'Ippona. Forse non tutti l'avete sentito nominare, ma sappiate che a oggi l'autore più studiato, sul quale si scrive di più anno dopo anno, è ancora Agostino d'Ippona. Quindi è un autore di un'importanza estrema, viene considerato uno dei padri dell'Occidente. Ecco, Agostino viene battezzato proprio qua, dentro questa vasca, nel 387, e a battezzarlo è un altro autore molto importante, Ambrogio di Milano, da cui Sant'Ambrogio, da cui soprattutto la tradizione ambrosiana che noi conosciamo. Ecco, il luogo dove ci troviamo è stato calpestato, percorso, attraversato da queste due figure. L'anno del 387 è un anno molto importante, Agostino ne parla nella sua autobiografia religiosa, Le Confessioni, un'opera molto nota, molto studiata a sua volta, e rappresenta per lui il momento di svolta nel progetto della sua vita. E diventa nella cultura storiografica e critica un anno decisivo, proprio perché è il momento dell'incontro più profondo tra queste due figure. Che cosa accadeva al momento del battesimo? Concretamente, che cosa avveniva? Intanto dovete tenere presente che questo era un rito privato, cioè tutto questo luogo non era un luogo dove tenere parenti, amici, conoscenti. Sapete che oggi il battesimo viene praticato sui bambini, sugli infanti, ed è più o meno l'occasione di una grande festa familiare. Ci troviamo, mangiamo. All'epoca in cui Ambrogio chiede la costruzione di questo battistero, viene praticato soprattutto sugli adulti, cioè era una scelta che le persone compivano quando ormai avevano maturato una convinzione particolare, più o meno religiosa, più o meno di convenienza, ma il battesimo era riservato agli adulti. E così è per Agostino. Agostino è adulto quando viene battezzato. Cosa accadeva? Accadeva che la persona veniva spogliata, preparata al battesimo dai diaconi, quindi attraverso tutta una simbolica antica che era quella del gladiatore, per cui venivano unti per prepararsi alla battaglia spirituale, venivano crismati, eccetera, venivano preparati e poi immersi nell'acqua, e lì si potevano differire, noi teniamo la triplice immersione, cioè per tre volte, dopo che avevano risposto per tre volte alla domanda: credi tu nel Padre, credi tu nel Figlio, credi tu nello Spirito, che sono le cosiddette rubriche, cioè i tre capitoli fondamentali del credo che ancora oggi viene professato. Al termine venivano rivestiti di una veste candida, perché erano stati purificati dai loro peccati, venivano crismati, ricevevano cioè la Madre Santa, e a quel punto tornavano nella comunità di coloro che avevano già avuto, nella comunità di coloro che avevano già ricevuto il battesimo. Fino a quel momento non potevano partecipare ai riti eucaristici. Dal punto di vista strutturale, quello che è molto interessante qui è vedere l'insieme delle condutture che portavano acqua, facevano scaricare acqua, perché ci troviamo di fronte a quella che era una piccola piscina battesimale, cioè non era
come adesso che si versava un po' di acqua sul campo. In strutture come queste veniva praticato il battesimo per immersione, cioè la persona non solo veniva bagnata sul capo, ma veniva proprio immersa nell'acqua. Dunque, quello che qui è stato scoperto è proprio l'insieme anche delle condutture di adduzione e rimozione dell'acqua, perché non rimanesse acqua stagnata. Il rito del battesimo era un rito praticato durante i riti della settimana santa, della grande notte del sabato. Quindi era un rito particolarmente solenne, inserito nella notte più solenne di tutto l'anno liturgico. Il vescovo lo presiedeva, quindi dovete immaginare qua dentro i battezzandi, uno alla volta, e tutto il corteo episcopale che sovrintendeva il rito. Era un momento particolarmente significativo. Avveniva dopo che erano state proclamate le letture e prima che si procedesse alla consacrazione. Se ci pensate, quello è il momento in cui rimane in molte liturgie ancora oggi la cosiddetta preghiera dei fedeli. Ti preghiamo per questo e per quell'altro, ascoltaci. Ecco, la preghiera dei fedeli deve il nome proprio al fatto che la potevano pronunciare solo quelli che erano fedeli in senso proprio, cioè quelli che avevano già ricevuto il battesimo, perché tutti gli altri a quel punto venivano allontanati. Nella grande notte prima ci sono le letture, poi c'è il battesimo e poi si entra finalmente tutti insieme nella comunione. Qual è la situazione di questo scavo? Questo scavo rappresenta la parte più chiara di tutto il complesso precedente al Duomo di quest'anno. Noi ci troviamo in realtà in mezzo a una serie di chiese. Complesso di chiese di cui non riusciamo bene a capire la struttura e l'origine, nel senso che purtroppo l'apertura dei cantieri della metropolitana taglia tutte le tracce archeologiche senza che ci sia un'esatta descrizione di quello che era stato rinvenuto. Già sotto il regime fascista viene aperta una prima volta la piazza, si rimuovono reperti senza un diario di scavo e viene richiusa. Quando poi si fanno le metropolitane si completa il disastro. Per cui della Milano, della cattedrale antica, questa è la parte probabilmente studiata meglio, più facilmente leggibile. Ed è un luogo, al di là di questa brutta abitudine di buttare le monetine dentro il centro battesimale, è un luogo nel quale è avvenuto uno degli episodi più importanti nella storia culturale dell'Occidente. Qui, nella notte del sabato santo del 387, Ambrogio, vescovo, battezza Agostino, inserendolo nella tradizione della Chiesa cattolica e dando avvio alla sua carriera, diciamo così, di scrittore. Maria Agostino, il nostro professore, vi può parlare meglio di me. Se non ci sono domande. €3 Ma io lo faccio io gratis. Di uso cultuale tra questo pozzo e il successivo. Il problema è che non si capisce se questa sia una struttura religiosa o se sia una struttura privata, perché il tipo di murature che vengono trovate, vengono scoperte in quest'area, non corrispondono pienamente alla struttura, a quelle usate per un tempio, perché a seconda dell'edificio si usavano diverse tecniche di edificazione. Tutta quest'area è stata purtroppo violentata sia in epoca fascista, sia poi con la costruzione della metropolitana. Quindi noi abbiamo alcune foto degli inizi del XX secolo, da cui gli archeologi cercano di trarre il massimo dei risultati. Ma qui ormai è tutto perduto, quindi non si riesce a capire molto. Adesso alcuni colleghi, guidati dalla professoressa Lusuar di Siena della Cattolica, stanno cercando di arrivare a una pubblicazione sintetica, ma a parte il battistero, che è chiaramente leggibile,
non si riesce a capire bene lo sviluppo dell'altra area. Per cui tutta il centro della Milano cristiana precedente al Duomo resta gravemente compromesso e di difficilissima lettura, anche dal punto di vista archeologico. Dal